Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati sul mio canale. Oggi esperimento su FIFA. A me non piace nascondere le cose, ho già visto questo video fatto da uno youtuber, quindi lo voglio riproporre in formato ovviamente parallelo, ma diverso, perché ogni volta che fai esperimenti il risultato sarà sicuramente diverso. Diversi esperimenti che ho fatto sono finiti male, ma oggi sono ottimista e spero e credo finisca meglio. Allora, sapete come funziona un draft su FUT? Per fortuna lo sapete, quindi mi evito tutta la spiegazione. Però non sapete come funziona questo video, quindi scendiamo un attimo nel dettaglio. Adesso andremo a costruire una rosa draft su Ultimate Team. Sapete che ovviamente tu selezioni la posizione e ti esce una fila di 5 giocatori. Una volta erano 4, adesso da un paio di FIFA sono stati aumentati a 5. E qua viene il bello, perché io saprò ancora prima che mi si mostri la striscia di giocatori disponibili da prendere, saprò già in anticipo che giocatore prendere. Non è che ho il dono dell'obliquità, ma semplicemente ho la ruota della fortuna qua, che non c'è bisogno di farvi vedere. E questa ruota, ragazzi, è tarata con i numeri da 1 a 5. Quindi prima uscirà il numero e in base al numero che esce, quando poi apriremo lo slot, andremo a scegliere il giocatore scelto dalla ruota della fortuna. Ovviamente non perderò tempo a boostare tutte le carte, quindi che ne so, se esce Messi 99 andrò a prendere ovviamente per la carriera Messi base, perché già è un video dove praticamente hai la strada in discesa, così lo sarebbe ancora di più. Cosa che però non vale per le icone e per gli hero, perché sono giocatori che dovrò creare da zero, e quindi ovviamente creerò la versione che troverò sul gioco. Mi pare abbastanza chiaro, possiamo passare a FIFA. Ok, allora, Ultimate Team. È da una vita che non faccio accesso. Pensate, devo ancora aggiornare le rose. Allora, ho due gettoni draft, quindi volendo posso replicare questo video più avanti. Considerato il fatto che quando gioco a Ultimate Team non gioco al draft, e anche che sto rosicando parecchio perché usciranno i toti tra quanto, una settimana, due settimane. Sarebbe stato un assist meraviglioso poter fare questo video appena usciti i toti. Sono molto aggiornato su FUT, nonostante ci giochi pochissimo, perché i video delle Weekend League ci sono su questo canale e capite benissimo che ti mandano in infermeria. Senza aprire pacchi, senza fare niente, andiamo direttamente al draft. Giocatore singolo, così non se faccio una rosa di merda poi posso aggiustarmela come voglio e magari vincerlo pure. Uso un gettone draft, ovvio. Allora, campione. Cazzo, mi frega. E già qua partiamo con la prima scelta, il modulo. Ovviamente non sarà scelta mia, anche se il 4-4-2 contenimento sarebbe tipo perfetto, o il 4-2-3-1 largo del Milan ancora di più. Anche qui andremo a far scegliere alla ruota della fortuna. Sentite che sta scorrendo, così non sto cappando. E esce il numero 5, quindi sarà un 4-1-4-1 e mi dispiace, ragazzi, giocare con una punta sola, perché so che poi la concorrenza là davanti sarà piuttosto alta. Ok, adesso il capitano. Andiamo a girare la ruota di nuovo. Uscirsi il 2 mi piacerebbe tantissimo, però non sono io che decido. Ed esce il numero, credo, 3. Sì, è uscito il numero 3, Cristiano Ronaldo, non si butta via. Andiamo al portiere, giro la ruota, poi apro lo slot. È uscito il numero 2. Ti prego, dammelo buono. Porca puttana, vabbè, non è che siano tutti dei fenomeni, quindi ci prendiamo vicario. Chi comincia bene è già a metà dell'opera. Cristiano Ronaldo è vicario, capite voi. Terzino destro, ruota, esce il numero 3. Che sarà... Kyle Walker, peccato. Hakimi sarebbe stato perfetto, però va bene anche Kyle Walker. Direi di andare al terzino sinistro. La ruota dice numero 5. Vabbè, dai, si piglia. Difensore centrale numero 1. La ruota dice numero 3. Allora, nel draft sarebbe anche forte. Purtroppo Kier base sì, è un buon giocatore, ma purtroppo è l'età. È l'età che sicuramente lo farà scendere presto. Però questo è il gioco e qua bisogna stare alle regole. Altro difensore centrale, numero 2. Mamma mia, il peggiore proprio. Va bene, andiamo al CDC. Dai, dammi un Barella, un Brozovic, un Tonali. Intanto la ruota sceglie il numero 2 di nuovo. De Ron. Vabbè, non è che qui avessi tanta scelta.
Andiamo all'esterno sinistro. Non è mai uscito il numero 1. E tra l'altro adesso esce il numero 3, quindi perfetto. Ah, vabbè, guarda, grazie. Grazie. Esterno destro. Dovrebbe uscire il numero 1. Per la prima volta in assoluto, yes. Ed è Candreva. Vabbè. Non è che anche qua avessimo tanto da poter scegliere, anche se Saka non è un fenomeno, ma cresce bene perché è giovane. Uno dei due centrocampisti centrali sarà il numero 5. Andiamo a vedere. Manu Trigueros. E ruota per l'ultimo, tanto poi con i panchinari ci rifaremo tranquillamente, Il numero 3. Bomba! Perfetto, perfetto. Di meglio non si poteva chiedere. Xavi 93. È perfetto. Andiamo col primo sostituto, sarà il portiere di riserva. E qua ti prego dammelo buono, perché il portiere, soprattutto quando simuli, fa tantissimo. Il portiere sarà il numero 3. Sillessen. Oh raga, portieri siamo veramente sfigati, Primo panchinaro. Numero 3 di nuovo. Anzi, numero 2, perché è arrivata proprio al confine la freccetta. Buono, buono. Oviedo buono. Intanto per il terzo panchinaro andiamo con numero 1. Oddio, questo avrebbe fatto comodissimo, però. Va bene, so che sicuramente andrà al posto... Non lo so, sapete. Non lo so se andrà al posto di Walker, non lo so. Per il quarto panchinaro la ruota sceglie il numero 3, che sarà Tchouaméni. Buono, perché cresce tantissimo e può diventare veramente importante per questa squadra. Terz'ultimo panchinaro, numero 4. L'1 e il 4, ragazzi, escono veramente molto di rado e si prende Osorio del Toronto. Penultimo panchinaro, numero 4 o 5, 4. Carrillo, buono per la panchina. Ultimo panchinaro, ho cliccato prima. Comunque uscirà il numero 4 ed è Bruno Fernandes. Avrei preso Dybala perché non sapevo dove metterlo Bruno Fernandes. Una sistemazione si trova, magari lo retro a Cicci. Andiamo proprio alle riserve delle riserve. Partiamo dal numero 3. Anche questo buono per farci sì le pippe. E comunque la rosa è 85, Numero 1 per questo panchinaro qui, che sarà Plata. Oh ragazzi, c'è un botto di sudamericani, dopo il mondiale. Proprio fioccano da tutte le parti. Terz'ultimo giocatore sarà il numero 2. Nkunku. Questo è buono. Questo, raga, è buonissimo. Questo è un bug assurdo. E ti prego, mandamela buona. Numero 2. Numero 2. Numero 2. Numero 2. Numero 2. Ok. Ultimo panchinaro. Ultimo panchinaro. Ultimo panchinaro. Ultimo panchinaro. Devi essere buono. Sarà il numero 3. Devi essere buono. Vlasic. Oddio, forse il più utile tra questi qui. Adesso però non abbiamo scelto la squadra, non abbiamo scelto l'allenatore. E adesso arriva proprio la carta più importante, perché l'allenatore non solo sceglierà la squadra, ma sceglierà anche il campionato in cui andremo a fare tutto questo. Intanto giro la ruota. E con la ruota esce il numero 1. Speriamo sia un campionato competitivo. La Tritte Liga. Oddio, che forse è meglio che giocare in Premier. Anche se, ragazzi, a dir la verità, la Liga Portoghese sarebbe stata perfetta, perché è un campionato che non ha la Serie B, non è competitivo come la Premier e puoi facilmente arrivare nelle coppe europee, perché Benfica, Porto e Sporting sono squadre che con una rosa così sono abbordabili. Invece partiremo da Stam nella Tritte Liga e sarà, ragazzi, risalita fino verso la Bundes. Devo fare la foto alla squadra perché sennò mi dimentico tutto. E ragazzi, la squadra allenata da Stam non è il Friburgo, ma è la seconda squadra del Friburgo, che è questa qui, che ha una stella. Va bene, li faremo diventare famosissimi, ho capito. Fortuna ha voluto che abbiamo una icon sola, fortuna o sfortuna, e quindi dovrò creare solo Xavi. Però ragazzi, mi preoccupa molto il portiere. Cioè, voi pensate avessi fatto un draft online con solo Sillessen e Vicario? Porca puttana, ragazzi, Oviedo il terzino sinistro 85 del Costa Rica, in realtà è un 62. Mamma mia. Allora, ho creato Xavi con le stats della carta Prime
me lo ha fatto 84. Io non chiedetemi perché. Dovrebbe essere di 9 superiore. L'obiettivo qual è? Vincere un titolo. Magari che non sia quello di Serie B, di Serie C, cose varie. Thomas Stam. Andiamo avanti. È stato di casa, saltiamo. Chi se ne frega. Ovviamente, ragazzi, la regola è che se un giocatore dovesse ritirarsi, chissà perché proprio Cristiano Ronaldo, andremo sul mercato di foot a vedere chi prendere. E vi dirò poi come si fa. La formazione titolare dovrebbe essere questa, a rigor di logica. Vedo se riesco, magari, ma ne cose varie, a cambiare ruoli. Magari riesco a fare qualche miracolello. Oh, tipo Xavi a Cicci. Bruno Fernandes pure. Fare Carrillo un esterno destro. Fare Shaqiri un attaccante destro. Un Kunku esterno destro, sì, buonissimo. Ma ne esterno sinistro, ti prego. Non 10 anni. 98 settimane. Va bene, si sacrificherà per la patria. E ragazzi, la prima stagione si è conclusa. Ovviamente abbiamo stravinto il campionato. Solo il Monaco ci è stato dietro. 27 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte, parliamone. La dirigenza ci odia principalmente perché non sono andato a prendere 14 giocatori in Nepal. Quanto rompono il cazzo sugli obiettivi quest'anno, raga. Sicuramente è una cosa indecente. Non abbiamo raggiunto una serie di 5 clean sheet di fila. Abbiamo vinto il campionato. E il mercato... Il mercato non si fa il mercato, ragazzi. Prima di questa rosa, ragazzi, tolto magari 2 o 3, tipo Tchouaméni, tipo Nkunku, è che è una rosa molto vecchia. Xavi è salito a 95, proprio dal nulla, era 84, 95 a 30 anni, va bene. Del resto abbiamo il calo di Kier, abbiamo il calo di Ronaldo, da 89 a 86. Candreva che, vabbè, sta finendo la carriera praticamente. Beh, con 106 gol segnati in campionato, vorrei vedere un attimo chi li ha fatti questi 106 gol. Penso, ragazzi, di non averli mai segnati 100 gol in un campionato. Manco quando gioco io. 23 Cristiano Ronaldo, 21 Mané, 13 Nkunku, 13 Xavi, 10 Bruno Fernandes e poi 4 Danilo, Moreno, Sou, Tchouaméni, Kier, Vlasic, eccetera, eccetera. E adesso dobbiamo passare alla prossima stagione e tu non mi devi fracassare i maroni, eh. Allora, siccome sono stato un gran coglione e mi sono proprio accorto il 30 giugno che dovevo rinnovare i contratti, Osorio se ne andrà via a Rangers. Ce l'ho fatta rinnovare tutti gli altri. È un 74, poco male, ma andrà rimpiazzato. E quindi andremo a fare mercatino a vedere chi prende al suo posto CC. Torniamo nel nostro fantastico mondo di Ultimate Team e andremo a scegliere il giocatore sul mercato. E adesso vi farò vedere con che criterio. Allora, andiamo al mercato e cerchiamo CC. Intanto, ragazzi, estraiamo un numero da 1 a 11. Sentite la ruota che gira. E esce il numero 10. Il decimo giocatore che si trova qua lo andremo a prendere. Oliver Torres, perfetto. Abbastanza giovane, ci sta. Ha una clausola rescissoria di 31 milioni. Inizio la trattativa. Te ne posso offrire 25. E sono andato alla cieca, purtroppo. Chiedere lo stipendio, a posto. Ok, Oliver Torres, nuovo acquisto. A dire la verità, un titolo l'abbiamo già vinto, perché abbiamo vinto il titolo di Serie C, ma ciò non ci fermerà assolutamente dall'andare avanti. Allora, a me piacerebbe vincere qualcosa tipo, la Conference League. Qua ci chiedono di vincere la Coppa Nazionale. Cazzo. Allora, mi hanno appena informato dalla regia che perderemo Kier e David Lopez, due difensori centrali, perché si ritireranno. Quindi, con lo stesso metodo, andremo a cercare altri giocatori su Ultimate Team. Prima estraiamo il numero, che è il numero 1 esattamente, e vediamo chi andrà a sostituire David Lopez. Però a questo punto voglio mettere un piccolo vincolo. Ed è quello che se il giocatore era una carta speciale, che la carta sia speciale. Se il giocatore era oro, allora la carta sarà oro. Ad esempio, David Lopez, ragazzi, era un Team of the Week. Quindi andremo a cercare un difensore centrale Team of the Week. Mentre Kier era un difensore del Mondiale e quindi andremo a cercare un difensore del Mondiale. Il primo difensore centrale di storia mondiale che esce, è Van Dijk. Non credo che però saremo in grado di prenderlo. In alternativa, carta speciale normale, ci accapariamo chi l'avevamo già, allora si scala a Rocco del Boca Juniors. Altro difensore centrale, ragazzi,
Numero 4, Team of the Week. Vediamo chi esce. Luke Shaw, molto più abbordabile. E in alternativa potremmo comprare Perez del... Che squadra è? Taglieres. Già una pippa di suo. E anche la seconda annata si è conclusa. Comunque sia, ci odiano sempre. 84 punti, abbiamo dominato il campionato, abbiamo segnato meno gol. La rosa è questa in Kunku 91, Ronaldo 83, Xavi 96, Tchouaméni è rimasto 85. Kier ci saluterà purtroppo, Vicario sta crescendo benissimo. È cominciato il calo di Mané purtroppo. Eh sì. In Coppa di Germania, ragazzi, purtroppo potevamo fare molta più strada. E invece siamo usciti tipo al terzo turno con il Werder Brema. Vediamo come andrà la terza stagione, dove ragazzi io punterò a qualificarmi per la Conference League. E approdiamo ufficialmente in Bundesliga. Luke Shaw si è trasferito al Wolfsburg, ma credo che possiamo tranquillamente andare a parlarci. 40 milioni? Ok, mi sono buttato. Ok, beh, Van Dijk, proprio scordatevelo a questo punto. Boh, 60.000 li vuoi? Ok. Ok, un 81, che può anche giocare difensore centrale, vero? Yes. Perfetto, non utilizzeremo De Ron allora. Valeva 23 milioni, proprio toppato al massimo. Marcos Rocco, senza pagare la clausola, 3 milioni e mezzo me lo potrei anche accaparrare, solo che è vecchio. Allora, questa stagione perderemo Shaqiri e Cristiano Ronaldo, quindi andremo subito a vedere con chi sostituirli. Shaqiri era una T, se non vado errato, e Cristiano Ronaldo una punta. Intanto giro la ruota per l'attaccante Rule Breaker che sostituirà Cristiano Ronaldo. Numero 3, Payet. Beh, dai, ci sta. Onestissimo. E invece, COC, oro comune. Speriamo sia almeno uno giovane. La ruota dice numero 3 sempre, Gould, The Whitecaps. Abbiamo un problema. Payet si è ritirato, quindi dobbiamo rifare il sorteggio, perché sei ritirato e quindi c'è bisogno di qualcuno in quel posto. Il problema è che la maggior parte dei giocatori Rule Breaker sono vecchi. C'è Dzeko, c'è Payet. Dovrebbe capitare un Havertz, cose del genere. Almeno potremmo tamponare un po' la cosa. Sempre ruota della fortuna. Numero... Oh, ce l'ha con numero 3, eh. Che roba. Avila, che è giovane, dovrebbe esserci. Del Osasuna, credo. 42 milioni di clausola accessoria. Minchia. Che bella però la Bundesliga, c'è solo una partita a gennaio. Offro 17 milioni per Avila. No, vai. Almeno ci pariamo già il culo col colpo in canna. Sad news ragazzi, perderemo anche Danilo perché gli ho offerto un contratto, ha rifiutato e si trasferirà al Siviglia. Stava calando, quindi magari riusciamo a trovare qualcuno di buono al suo posto. Intanto giro la ruota della fortuna che mi dice numero 5... Danilo è un umile oro comune. Terzino destro, tra l'altro. Adattato a centrale. 1, 2, 3, 4, 5. Goro Zabel. Beh, però, volendo, è giovane, può crescere, solo che non può giocare centrale. Che palle. Ed eccolo qui. E ragazzi, vi devo dare una notizia alquanto clamorosa. Siamo in finale di Coppa di Germania. E a questo punto, nel caso dovessimo vincere la Coppa, giocherò un'altra stagione per vedere, siccome dà l'accesso all'Europa League, dove riusciamo ad arrivare in Europa. Comunque questo filotto di partite tutte vinte a fine campionato potrebbe significare che magari ci siamo arrivati da noi in Europa. La dirigenza ovviamente ci odia, vabbè. Classico. In Bundesliga siamo arrivati sesti! Posto in Conference! Perfetto! Per un punto non siamo andati in Europa League, che sfiga. Vabbè ragazzi, che devo dirvi? Andiamocela a giocare. Con sta formazione qua, ma andiamocela a giocare. Dai, contro l'Asburgo dovrebbe essere abbastanza easy la vittoria. All'Olympia Stadion, che per noi italiani, questo stadio evoca diversi ricordi. Eh sì, eh sì. 9 luglio 2006. Come poter scordare quel momento, ragazzi? Questo sarà il canto del cigno del Sium. Voglio il gol del Sium perché sarà la sua ultima partita in carriera. Invece l'ultima partita in carriera del Sium parte male. Col kick-off glitch, tra l'altro. No! Dai, due kick-off glitch, però!
Raga, due kick of glitch, no. Probabilmente è l'unica partita che giocherò. Due kick of glitch. Ecco il palo pure. Bruno Fernandes. No, carne secchi. Che cazzo ci fa carne secchi lì? Ancora Bruno Fernandes. Ancora carne secchi. No, raga. Itzium sul primo palo. Oh, Itzium alla sua ultima partita. Ma non è ancora finita qui. Perché c'è ancora da pedalare in questa partita. Ecco il gol. Mamma mia, che brodo. Che brodo di squadra, raga. Non mi dire che è carne secchi. Alex Moreno. E carne secchi ne ha presa un'altra. Raga, tira il piccione. Oh, Xavi. Ha preso anche questa carne secchi, raga. 6 tiri pari, per dirvi. Adesso capisco perché siamo arrivati settimi in campionato. Adesso tutto ha senso. Troviamolo adesso il pareggio. Troviamolo adesso. Itzium. Itzium. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Itzium. Itzium 3-3. Tutto da rifare, raga. Raga, già Ronaldo è un tronco. Quello normale. Figuratevi Ronaldo da un gradato a 81. Cioè, pare di usare Giroud. Dai, che c'è Nkunku 92. Dai, Nkunku 92. Ha preso anche questa. È incredibile, raga. Nkunku. Se ne va. Nkunku 92. Nkunku. La ribalta. Ah, il Friburgo dov'è? La ribalta, lo Zweifelburg. No, come cazzo si dice? Vabbè, Nkunku 92 si fa a metà campo a corsa. Io devo puntare su Mané, Nkunku e Xavi, perché sono gli unici giocatori veramente buoni di questa squadra. Dietro, ragazzi, Show è una busta di fave, Il Sium di nuovo, il Sium. Xavi Hernandez, la palla è fuori. Bruno Fernongi, Xavi, Mané. Mané in basso. Mané è un nano di merda. Xavi, Mané, Sadio Mané, Itzium. No, interrotto sul momento del tiro per la tripletta, il gol della gloria. Forse ultima azione. No, niente ultima azione. No, arbitro, devi fischiare. Siamo ben oltre e ci portiamo a casa la Coppa di Germania. Allora, calcolo veloce. Quante stagioni ci vorrebbero per vincere un trofeo? Una. Se consideriamo proprio trofei, coppe fisiche, noi la prima stagione con 106 gol segnati e punti su punti in campionato abbiamo vinto la Serie C, la Tritte Liga. Se invece vogliamo dire, vabbè, voglio escludere i portaombrelli da questa challenge, allora... questo si può considerare a tutti gli effetti il primo trofeo. A questo punto ho in mente di finire qui l'esperimento, però mi trovo quasi costretto a giocare un'altra stagione, perché a questo punto ci siamo qualificati in Conference League e che fai? Non la giochi? La giochi la Conference League e provi anche a vincerla. Purtroppo non avremo il CR7, non avremo Danilo, non avremo anche chi è Shaqiri che si ritira, vabbè, Shaqiri poco male. Sperando che la dirigenza non ci cacci, perché potrebbe succedere anche quello. Mi hanno esonerato, raga! No, vabbè! Cioè, raga, ho vinto la Coppa di Germania e mi hanno esonerato! Bellissimo! Ma è il modo più spettacolare per chiudere una carriera! Che cazzo! A questo punto sono lo Schalke 04 e faccio una cosa. Simulare la stagione della Bundesliga... e vedere il percorso del Friburgo. Però, cioè, non ha senso esonerare il 25 maggio un allenatore che ti ha appena vinto la Coppa di Germania. Non ha senso. Raga, sto gioco è rottissimo. E anche il fatto che io capisco che più si va avanti, più ci si evolve, più tutto quello che vuoi. E
hanno dato molto peso alla gestione della squadra, il che è comprensibile, ragazzi, perché se fosse solo che la tua fiducia, il tuo rating va in base ai risultati che hai in campo, il gioco sarebbe piuttosto monotono e anche, diciamo, abbastanza semplice da giocare, perché vinco, ho fiducia, basta. Invece è anche bello che nonostante tu vinca ci siano altri obiettivi, però stanno veramente prendendo troppo piede queste cose. Prendi due giovani che abbiano il potenziale almeno la metà del ruolo, acquista due giocatori nel vivaio di ruolo difensore. Ragazzi, io posso capire tutto, però FIFA è bello anche per fare gli esperimenti, per provare le cose. Se fosse stato per me, io in questo esperimento, nonostante ne abbia abusato in maniera abbastanza evidente, io avrei disattivato il mercato per tutta la carriera. Questo avrei fatto. E non è stato possibile. Solo la prima finestra può disattivare, va bene, non c'è problema. Da notare che abbiamo le partite con il 2 Friburgo attaccate. E ragazzi, la cosa fa ancora più male, perché con la vittoria della Coppa di Germania saremmo andati addirittura a giocare l'Europa League, neanche la Conference. Bruttissimo, bruttissimo. E tra l'altro, visto che avremo anche passato il girone con praticamente estrema facilità. E allora ragazzi, la favola Friburgo finisce al turno preliminare playoff di Europa League, perdendo un totale 3-2 contro il Lione. PSG e Manchester City, che sono retrocessi in Europa League. FIFA è un gioco di cui sappiamo spaventosamente poco. Va bene, l'esperimento è finito. Un like al video, un'iscrizione al canale. Se volete possiamo rifare questo episodio magari a fine anno, quando usciranno i TOTS, e magari avremo anche la chance più alta di poter raggiungere obiettivi più concreti. Sono soddisfatto assolutamente di quello che abbiamo ottenuto, non me lo sarei aspettato visto anche le premesse iniziali. Va bene così, va dire tutto. Un bacione, like al video, iscrizione al canale, ci vediamo alla prossima.